come sempre a 10 minuti. Infatti, prendo tempo ed evitiamo. Allora, salve a tutti, io mi presento, mi chiamo Giuseppe e sono uno dei founder di Biofarm. Biofarm è una piccola startup nata a fine 2016 ufficialmente. Ed oggi vi voglio raccontare la nostra idea di filiera. Per noi è stata diciamo la base da cui far partire il tutto. Si parla molto spesso di filiera, io vi racconterò della filiera che conosco meglio, quella che gestisce Biofarm e quella che abbiamo sviluppato, che in realtà non potrebbe neanche essere definita filiera perché non ci sono passaggi di mani, sono minimizzati al minimo. E per introdurvi però l'argomento vorrei farvi capire qual è la situazione in Italia relativa alla filiera del cibo. Spesso si parla dei problemi della filiera, per portarvi all'interno vorrei parlarvi degli effetti. In Italia, secondo Coldiretti, ogni anno più di 25.000 piccoli agricoltori abbandonano le campagne per dedicare la propria vita ad un'attività che possa sostenere le proprie famiglie. Questo è un dato abbastanza importante. Il problema della filiera però non si limita a questo dato, ma inficia sia i piccoli produttori che noi, i consumatori finali. I piccoli produttori infatti troppo spesso percepiscono un prezzo non giusto, un prezzo che neanche copre i costi di produzione. Piccoli produttori che hanno un mercato limitato, perché qual è questo mercato? È quello fronte strada, il classico cartello che voi guardate sulla strada extraurbana qui frutta, oppure limitato appunto a queste bellissime, ma purtroppo ancora poche, iniziative come Campagna Amica, quindi i cosiddetti farmer market, il mercato cittadino. Hanno scarsa liquidità, perché sono produttori, sono venditori di un bene che vendono oggi per vedersi riconosciuto dagli intermediari 60, 90, 120, 180 giorni dopo l'acquisto. Inoltre non riescono a fidelizzare il proprio mercato, sono molto distanti dal consumatore finale, perché tra loro e il consumatore finale ci sono almeno 3-4 attori che lo allontanano dal suo target principale. Al tempo stesso tutti questi problemi si affacciano su di noi. Noi consumatori finali che siamo soggiogati da una scarsa qualità del prodotto. Io sfido chiunque di voi che acquista frutta e verdura in canali tradizionali di vendita a dire: ah, molto buona questa arancia, non sa mica di acqua o di plastica. Sono convinto che vi accadrà mai. Non conosciamo nulla sui prodotti che acquistiamo, conosciamo solo quella nazione scritta sulla targhetta, ma nient'altro. Non conosciamo chi l'ha prodotta, come l'ha prodotta, da dove arriva, cosa è successo a questo frutto. Per esempio, voi sapete come è stata processata la vostra frutta, quella che avete pranzato, con la quale avete pranzato o avete cenato ieri? Io no, ma neanche voi. Non sapete che molto probabilmente ha viaggiato fino a 106 ore, 5 giorni, che è stata stoccata prima di essere esposta nel vostro supermercato di fiducia per settimane. E al tempo stesso questo porta poca sicurezza e poca sostenibilità. Mi hanno chiesto di parlare di un luogo, il luogo d'Italia, ora vi trovo l'oggetto. L'oggetto che ho individuato per raccontarvi la nostra storia è una arancia. Biofarm è nata una sera del 2016, in realtà molto prima, a casa mia con Osvaldo che mi dice: mio padre è in ginocchio. Perché? Perché le stesse clementine che il padre di Osvaldo con sacrificio coltivava
a Rossano Calabro in modalità biologica e vendeva a 25 centesimi, noi le compravamo al supermercato a 3,30 euro, 3,50 euro al chilo. Un prezzo incredibile di cui il padre di Osvaldo continuava a prendere meno del 10%. L'idea è nata appunto come possiamo salvare questi piccoli produttori e questo è Biofarm. Biofarm è una piattaforma web e mobile che mette in contatto i piccoli produttori locali biologici e il consumatore finale attraverso una modalità nuova, l'adozione, ovvero noi diamo la possibilità ai consumatori finali di crearsi, di adottare uno o più alberi e creare la propria azienda agricola digitale, monitorare la coltivazione dei propri prodotti a diretto contatto con il produttore, perché il piccolo agricoltore pubblicherà sul vostro profilo foto ed immagini di quello che succede sul campo e infine a maturazione vi inviterà a raccogliere la frutta dal vostro albero oppure ve la spedirà senza alcun intermediario entro 24-48 ore dalla raccolta e non dal magazzino a pioltello. Questo è Biofarm. Ora, cosa abbiamo creato? Chiaramente abbiamo creato vantaggi per i produttori e per i consumatori finali. I piccoli agricoltori, noi non negoziamo con loro, ottengono un prezzo più giusto, ottengono l'accesso al mercato digitale e ottengono inoltre una liquidità maggiore perché tramite il meccanismo dell'adozione riescono a vendere il prodotto quando non è ancora pronto. Inoltre si avviano verso un processo di digitalizzazione che prima o poi sarà necessario. Il consumatore finale conosce chi lo ha prodotto, conosce tutto quello che c'è dietro il prodotto sulla propria tavola, non solo la storia del prodotto ma anche di chi l'ha prodotto, può andare a visitarlo, fargli domande e saper tutto. Inoltre non creiamo vantaggi solo per piccoli produttori e consumatori finali ma per il nostro pianeta Terra, perché creiamo impatto sociale, visto che questi piccoli agricoltori effettivamente prenderanno più soldi e li supportiamo nella loro battaglia alla sopravvivenza. Impatto ambientale perché comunque promuoviamo una modalità di coltivazione biologica, una filiera super corta, ed è notizia di pochi mesi fa che lo spin-off dell'Università Bicocca di Milano ha certificato che i nostri alberi stoccano CO2. Quindi dietro tutto questo bellissimo storytelling non c'è solo un'agricoltura di qualità, di piccoli produttori troppe volte nascosti, ma c'è un ritorno funzionale per l'utente stesso e per tutto il mondo. Il presente e il futuro non è tutta una favola, è storia vera, siamo un team vero di piccoli produttori veri, non è Farmville ma è realtà. Abbiamo già dato in adozione solo l'anno scorso più di 12.000 alberi a 7.000 utenti, spedito 60 tonnellate di frutta biologica a migliaia di famiglie italiane. Quello che faremo nei prossimi mesi, perché il percorso è ancora lungo e c'è tanta strada da fare, è quello di inserire sempre più prodotti. Vogliamo andare oltre la frutta, vogliamo dare la possibilità agli utenti della nostra comunità di conoscere tutta la storia di tutto il cibo che portano alla loro tavola. Vogliamo dare loro maggiori possibilità di coinvolgimento, quindi vedere ancora di più cosa c'è dietro quel prodotto, e infine vogliamo migliorare la logistica, perché quando si parla di filiera purtroppo si parla di logistica, che non è l'unico problema che noi abbiamo, perché qui chiudo, purtroppo il gran problema della filiera, a mio modesto parere, è appunto il mercato. Questo tipo di filiera purtroppo nasce da una cultura nostra, mia in primis, vostra dopo, completamente errata. Siamo abituati ad avere tutto, sempre, talvolta anche andando contro natura, e forse è questa la prima grande riflessione per far partire reali processi di cambiamento. Grazie. Grazie davvero Giuseppe Cannavale anche per gli
tempi rispettati.